ciao dalla vostra Nika. Allora, video delle vostre risposte che vi avete lasciato sul Nika risponde 16 e questo sarà il Nika risponde 17. Allora, andiamo con le vostre domande. Che sono? Aspettate, ecco, lo cerco. Allora. Ecco. Aya Nasri. No, scusa, aspetta. Nasri. Aya, ok. Domanda. In quale città vorresti abitare e qual è il tuo colore preferito? Allora, sinceramente, abitare qua a Bergamo mi piace. Però avere i soldi da poter andare in Messico. Cancun. Poi il tuo colore preferito, nero e Tiffany. Poi, domanda per Sharon. Qual è la gommini preferita? Ha scritto gommini, penso che sia la tua gommina preferita. Tutte. Tutte quelle che ha, ok. Poi, allora. Allora, Lisa Marzugui Kawai Creshon, spero di averlo letto giusto perché lo sapete come sono. Allora, alcune domande da fare. Che telefono hai? Samsung Galaxy S3. Ho detto giusto? Yeah! Intanto guardavo mio marito, mi dava la conferma. Yeah! Perché io lo uso, ma non è che sappia bene. Ok, lo so usare, per carità, quello sì. Qual è lo smalto preferito tuo, di Sharon e di tua suocera? Allora, mia suocera, guarda, è già bello che si è fatta fare una volta semipermanente, poverina, ma è che lei non è che sopporta molto lo smalto, non è molto di quelle cose lì. Perciò, ma lei gli piace il rosso, poi gli piace l'azzurro, come colori. Però non ha una marca preferita perché appunto non ne usa. Poi di Sharon? Allora, quello della pupa pesca. Ok, il mio è uno della Cuppa, quello fucsia, il 309, lo sapete ormai. E poi questo di Marion Naud che mi aveva regalato Albertina. E poi c'è anche il bianco che adesso mi piace moltissimo, di Diego Dalla Palma. Però i miei preferiti che metto sono sempre in questo periodo qua, anche questo qua, bel bordo qua, vinaccia, che è il top. Poi la tua youtuber preferita, mi piace molto Michelinia, Chiara Facchetti, Camilla Milanesi, Stefi, lo sapete ormai, ve l'avevo già detto tante. La tua maglia preferita, allora, è una nera con le righe bianche, che l'avevo già fatta vedere. C'è anche il video tag della mia maglietta preferita, che parliamo dell'outfit, di quello che si usa sempre. Poi, per tuo marito, non sei stufo di vedere la Nika che compra i solventi e le sue altre scorte? No, al contrario, dai! Che bello! Non dovrò mica sempre comprare solo io? Ecco, buon amore mio, come si fa a non amarlo quell'uomo lì? Poi, Lisa, ascolta, ti dico solo Lisa, perché se dico tutto il tuo nome ho paura di sbagliare. Un bacione. Allora, finito con te. Simona Kawaii 07 domanda: sei fiera di avere dei figli così stupendi? Altro che, guarda, sicura? Fiera di tutta la mia famiglia, anche di mio marito, dei miei figli, del mio cane, veramente. Poi, sì, sono un po' birichini ogni tanto, disubbidiscono, fanno un po' i capricetti. Siamo bambini. Però sono bambini, cosa devi fare? Se non ci fossero, mancherebbero. Perciò sì, sono soddisfatta, perché comunque le soddisfazioni i figli te le danno, almeno loro. Anche mezz'ora fa? Sì, mi hanno fatto un po' disperare, mezz'ora fa. Dovevate vedermi come ero... No, bisognerebbe fare un film di quando si arrabbia la Nika, non lo so, non mi guardate più. Ok, Simona, ciao, basta, un saluto. Poi, allora, Gabri Kawaii. Ciao Nika, la mia domanda è: mi saluti, mi pubblicizzi, tesoro mio... Pubblicizzare, già che siamo nel discorso, non è che non voglio dire i vostri nomi nei miei video, perché comunque vi saluto, cioè, ragazze, c'ho 4.000 iscritti, cioè adesso non è che posso pubblicizzarvi, io non, se fossi una famosa, non è neanche se fossi una famosa, cioè, capito, non è perché non voglio farlo per cattiveria, perché lo sapete come sono, ma vi pubblicizzo, ho bisogno anche io di essere pubblicizzata, guardate la Nika! comunque ti saluto, certo. Aspetta che c'è qua. Ciao Gabri Kawaii. Allora, poi allora, Selene Nodari. Ciao Nika, ho alcune domande per te, spero risponderai. Eccomi. Allora, prima, qual è il viaggio più bello che hai mai fatto in Messico con mio marito da fidanzati? Poi, due, vai d'accordo con la suocera? Sì, l'avevo già detto che non la considero una suocera, guai. Poi se ci abitiamo insieme, perché comunque si va d'accordo, ci si vuole bene. Ma poi è una persona, è una suocera, ma è giovanile, lei è fuori di testa come noi, ragazzi. Cioè,
famiglia fuori di testa, suocera fuori di testa, cane fuori di testa. Poi 3, di dove sei? Siamo di Bergamo. 4, se vinceresti 500 milioni di euro, ammazza magari. Milioni? O mila? C'è scritto 500 milioni di euro. Cavolo. Daresti un po' coloro che vengono in condizione estrema senza un tetto sulla testa, averne tanti tanti e poter aiutare, insomma, si farebbe. Io penserei anche ai bambini lontani che non hanno da mangiare, che mangiano la terra, che mangiano quelle, che vedi quelle cose lì anche molto toccanti, insomma. Se le farebbero di cosa avere tantissimissimissimi soldi, si aiuterebbe qualcuno altro che... 100 milioni. Insomma. Poi, 4, sono disordinati i tuoi bambini? Allora, la Sharon diciamo che ha imparato un pochino a sistemare le cose a forza di dirglielo. Sharon, aiutami, sistemami, non lasciare in giro tutte le... Però anche lei ogni tanto prende, butta lì. Non sempre, sempre. Jason, non lo dico neanche, spero che vi abbassi il mio sguardo. No, lui proprio, guarda, bisogna ripetergli le cose in continuazione, ma non ti dà ascolto. È un maschietto birichino così. Poi un bacione, un abbraccio forte anche a te, Selene. Poi, allora, Beatrice Schipani. Quando sei nata? Sono nata il 16 ottobre del 1978, la Nica, yeah! Mamma mia, se sono vecchia! Basta, Beatrice, era solo una. Poi, Alice Hastings. Allora, ciao Nica, che bella famiglia. Siete originari di Bergamo, centro? Sì. Poi, chi è il tuo cantante preferito? Diciamo che l'avevo già detto, parecchie domande così. Non è che ho proprio un cantante preferito, mi piace molto Ricky Martin, perché comunque c'è una canzone che è qua nel cuore di mio marito. E poi vabbè, si ascolta quello che si ascolta. Da giovane mi piacevano i Doors, Jim Morrison, vabbè, Michael Jackson mi piace tanto, Madonna. Cioè, vado da un vario, capito? Quello che è orecchiabile lo ascolti. Poi ci sono quelli comunque di tanti anni, anche Vasco Rossi, che comunque ci sono canzoni vecchie che rimangono sempre, ti segnano, te li ricordi sempre. Però non è che ho proprio un cantante che dico sono fissata, no. Da giovane, vi ripeto, da giovane, adesso ormai ho quasi 40 anni, non è... Da giovane avevo il poster dei Doors in camera, di Jim Morrison, c'è capito, Madonna anche, ma adesso si ascolta quello che si sente, la canzone del momento, ti piace. Poi, vi piace il sushi? Sai che sinceramente non l'ho mai provato, ma non è che mi ispiri molto l'idea del pesce crudo a me. Però tutti dicono che è buonissimo, tutti fanno gli occhi a cuoricino quando lo mangiano, non lo so. Non l'ho mai provato, perciò non posso giudicare, sinceramente. Un bacio anche a te, Alice. Poi, vediamo. Allora, Sweet Miri. Allora, se ti dicessero che devi per forza traslocare in un'altra città, quale sarebbe? Sinceramente, deve essere città, perché paesi basta. Paesi, ma quantorno, che città? Perché poi mi dice, e se fosse all'estero? Se fosse all'estero, l'ho già detto prima, Cancun. Perciò qua in giro, per me, se non è Bergamo, o ti allontani di più, Milano, che ci c'è tutto. No. Roma, anche Roma. Se no, al mare. Scusa, città anche al mare, eh. Anche verso il mare, perché no? Sarebbe forse meglio lì, meno inquinamento, più... poi c'è il mare. un bacio anche a te. Poi vediamo, scusate ma devo cercare perché non ci sono solo i commenti delle domande, però mi sa che fosse, e non erano molte, ma almeno il video non diventa lunghissimo. Scusate, vi faccio aspettare. Allora, mi sa, forse sì, forse basta, basta. Ok, dovrei avere, spero di avere risposto a tutte. Vediamo, questa sì, perciò sì, basta ragazze, ce l'abbiamo fatta, il video non è almeno lunghissimo. A posto. Ok, questo era il Nika 17, risponde Nika 17. Se volete lasciarmelo ancora, vedete voi. Se no, al prossimo video, sempre con la vostra amica. Un bacione enorme. Ciao!